presentare i numeri alla gente, come si fa a riempire i teatri. Lei l'ha fatto. Allora io vorrei far vedere come, per esempio, ha presentato lo Zero a teatro. Guardiamo un attimo. Eccolo qua, arrivare allo zero. Ha rappresentato un'intera platea di un teatro, lo Zero così. Io adesso le chiedo, poi abbiamo un minuto e mezzo, quindi mi rendo conto che è ancora più difficile. Come si può spiegare lo Zero? Che cos'è, oltre che in questo modo? Lo Zero è un concetto estremamente pervasivo, benché sia molto recente, perché è stato inventato dagli indiani sia d'America che dell'India verso il 500, tra il 500 e il 1000, ma in realtà è l'analogo, per esempio, del nulla in filosofia, è l'analogo del silenzio nella musica, no? È l'analogo anche in letteratura, no? Della pagina bianca, eccetera. Quindi in realtà è una metafora per tutto ciò che non c'è, quindi sicuramente si può scrivere addirittura un libro, anzi è stato fatto, credo più di una volta, di scrivere interi libri sullo zero, ma si può fare per tutti i numeri, perché anche l'uno poi in realtà, no, il simbolo dell'unità, eccetera, il due, la dualità, le contrapposizioni, si potrebbe andare avanti all'infinito, ogni numero è interessante, ogni numero si merita, non dico un libro, ma una trasmissione. Che peccato, la matematica ce l'hanno veramente insegnata, proprio perché per non apprezzarlo, per non capirla, perché poi invece esiste, anche questo era un linguaggio molto carino a teatro, perché poi io l'ho visto lo spettacolo, dura 2 ore ed effettivamente sono 2 ore sulla matematica. Sì, 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 si cerca di distrarre l'attenzione alla signorina, alla quale a un certo punto addirittura si spoglia dietro un velo, perché non volevamo essere pornografici, però è soltanto l'idea di catturare l'attenzione, certo, per poi pugnalare alle spalle il pubblico facendogli vedere la matematica. Capacità veramente della divulgazione, va bene. Allora,